Benvenuti alla 13ª giornata del girone di andata del campionato di Serie B, girone B. Si affrontano l'Urania Milano contro la Gimar Basket Lecco. Entrambe le formazioni vengono da due vittorie, Milano in casa contro la PMS per 63-56. Lecco col roboante risultato di 103-83, sempre in casa contro Padova. Non a caso Lecco, miglior attacco del girone con 80 punti di media segnati. Una squadra molto giovane, molto veloce. Sarà una partita avvincente. Sulla panchina di Lecco, Massimo Meneguzzo, grande esperienza per il coach. Sulla panchina di Milano, quello che è stato il suo vice, coach Ghizzinardi. Quando entrambi appunto sedevano sulla panchina di Casal Pustelengo in Serie B, due allenatori che si conoscono molto bene dunque, due squadre molto diverse tra di loro per caratteristiche dei giocatori, per filosofia di gioco. Tutto pronto per la palla 2. Per Milano al quintetto base, De Bettin, De Min, Torgano che rientra, Paleari, Stiepovic, assente Mariani, si è scontrato in allenamento con un compagno. Per Lecco in campo Siberna, Mascherpa, Piunti, Daniello e Freri. Qualche problema con un canestro che forse è leggermente più basso di quanto dovrebbe essere. Sono appena state fatte le misurazioni, effettivamente è così. L'indicazione è arrivata da un giocatore di Lecco che durante il riscaldamento ha notato questo problema. Ora provvederanno ad alzare leggermente il canestro. Non di poco, effettivamente il canestro era più basso. Ora tutto dovrebbe essere pronto per l'inizio della partita. Piccolo ritardo dunque nella palla 2, canestri ora sono all'altezza giusta, si parte per la partita tra Milano e Lecco. Classifica Milano 18 punti, piena zona playoff, Lecco appena dietro con 14. Si inizia, primo possesso Milano. Stiepovic, palla in mano, De Min trova Torgano, penetrazione, c'è lo spazio, va a appoggiare,
errore per Torgano, riparte Lecco che corre subito come la previsione a Scherpa, capitano playmaker, uno contro De Min, palla lungo la linea di fondo, tiro da tre un po' forzato, a segno si Berna, nutrita la presenza dei tifosi ospiti qui al Palaiseo di Milano. Inizia subito bene la squadra ospite, Stjepovic, palleggio prolungato per lui, uno contro uno, isolamento, scarico, De Vettin da tre, prova a rispondere subito, sbaglia, riparte ancora Lecco. Stoppato, Paleari dice di no, poi contropiede per Torgano, Milano risponde subito. Paleari ha detto di no a Piunti, che aveva tentato un terzo tempo rovesciato. Ma Scherpa però supera bene De Vettin, va a appoggiare al tabellone. Grande ritmo da parte di Lecco. Stjepovic. Va fino in fondo, subisce il fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi. Segno Stjepovic col secondo tiro. 5-3 per la squadra ospite. A Scherpa aspetta l'uscita dei suoi. Va da Daniello. Supera Stjepovic. A Scherpa, finta. Due punti per Lecco. Piunti a segno. Gira molto bene la palla Lecco, gira molto veloce questa palla. L'attacco di Lecco. 7-3 per la squadra ospite. Demi, alto basso con Paleari. Paleari cerca i primi due punti della sua partita, lì trova col fallo e va in lunetta col tiro libero supplementare. Segno il tiro libero di Paleari. Sette a sei per Lecco, palla in mano, ma Scherpa supera ancora De Vettin. Non c'è l'aiuto tempestivo da parte di Paleari. Ripreso da coach Ghizzinardi per questo ritardo sul lato debole. De Min. Sportellate con Piunti, tiro cadendo all'indietro, due punti per Lemi. La Scherpa, Freri consegna, si Berna, chiude il palleggio, la Scherpa da tre, non va, si lotta rimbalzo, la palla finisce ancora nelle mani dei playmaker di Lecco. Piunti, due punti per lui. Classe 90, 2,06 Piunti. Ottimo l'approccio in questa partita. Torgano va da Paleari, raddoppiato con fallo da Piunti. Thank you.
Fuori proprio Piunti, dentro Perego. Stepovic, blocco di Paleari, De Min, penetrazione centrale, va fino in fondo, non trova il canestro, però c'è il balzo offensivo di Paleari e due punti per lui. Rimane lì Milano, meno 1, 11-10 per la squadra ospite. Per le palle a Mascherpa, ma la recupera Lecco in qualche modo. Stoppato ancora una volta Paleari, si fa sentire, ora ha spazio e segna il primo sorpasso Milano. 12-11. Fallo di De Bettin. Fuori Perego che era appena entrato. Dentro Balanzoni, numero 18, proprio lui, va subito, scarico in angolo, Percy Berna, corto, rimbalzo ancora di Lecco, ennesimo rimbalzo offensivo di Lecco, D'Agnello non trova il fallo, non trova niente, riparte Milano, Stefovic, cost, segna e Andrea Lunetta col tiro libero supplementare. Time out chiesto da Lecco. Lecco 14-11 per Milano, messo la testa avanti. Quanto mancano? 4 minuti e 29 secondi al termine del primo quarto. Per Lecco abbiamo 4 punti di Mascherpa, idem per Piunti, Siberna 3 con la prima tripla della partita. Per Milano 7 punti già del capitano Paleari col 3 su 3 dal campo, 1 su 1 ai liberi. Stiepovic in lunetta, va il suo tiro, 15 Milano, 11 Lecco. Balanzoni, D'Agnello non trova spazio, chiuso, torna dal playmaker, da Mascherpa. Deve tirare cadendo all'indietro dal gomito. Che canestro di Mascherpa! Classe 92, il capitano di Lecco. De Min, post basso, scarico per Paleari. Bene questa azione di Milano. Ottimo taglio verso il canestro di Paleari. Ben servito da De Min. 17-13, partita senza un attimo di sosta. Mascherpa, D'Agnello, spaziature un po' problematiche qui per Lecco, va fino in fondo,
Sì, Berna non trova il canestro, riparte Milano, De Bettin spinge sull'acceleratore, Paleari. Ancora il capitano in post basso, prende la linea di fondo, passi secondo gli arbitri. Cambio per Lecco, fuori Freri, dentro Todeschini. Daniello corto, rimbalzo di Torgano, riparte Milano, 17-13 per la squadra di casa. Demin, ancora Paleari in post basso, Torgano, non c'è spazio, tiro difficilissimo, stoppato, contropiede di Lecco, non c'è canestro, non c'è fallo secondo gli arbitri, palla Milano, infuriati i tifosi ospiti, sostengono che la situazione fosse molto simile a quella capitata pochi istanti fa nell'altra area. Non sono dello stesso avviso gli arbitri, 17-13 per Milano, palla in mano, Torgano per Paleari, a spazio, segna e va in lunetta col tiro libero supplementare. Primo mini allungo per Milano. Un cambio per Lecco, entra Freri. C'è Perego. Anzi si Berna. Assegna Paleari. Perfetta la partita di Paleari sin qui. Punto di vista realizzativo. E non solo, con le due stoppate in difesa. Todeschini a scarpa da tre con l'aiuto del tabellone, ma da due secondo gli arbitri, il piede era sulla linea. Scarico impossibile di Paleari, non ci arriva Torgano, palla persa Milano. Cambio ancora Lecco. Palla però di Milano, c'è stato un tocco sul passaggio di Paleari. 20-15 per Milano. 1 minuto e 39 al termine. Demin. Passo e tiro. Non va, c'è il rimbalzo di Stepovic. Trova il canestro con due uomini addosso, si appoggia al tabellone, più 7 Milano. Todeschini, Brambilla contro di lui, De Bettin, non c'è spazio, Daniello va in angolo, non trova il canestro Todeschini, ma rimbalzo di Lecco, palla persa però da Mascherpa. Paleari, ancora lui, scarico, Stjepović da tre. Non va, Demin però, rimbalzo offensivo, va, no, infrazione di passi secondo gli arbitri, aveva segnato Demin, e probabilmente
aveva anche subito il fallo, ma prima di questo c'è stata l'infrazione di passi ravvisata dagli arbitri di 35 secondi al termine del primo quarto. La Scherpa va fino in fondo, trova il canestro, una spina nel fianco per la difesa milanese, ma Scherpa Corgano ancora deve entrare in partita dopo alcune partite, alcune assenze dovute a infortunio. Ora non si intende con Paleari. Cambio per Milano quando mancano 5 secondi. Fuori De Bettin, dentro Mara. Spazio, libertà per Siberna che segna lo scadere dei 5 secondi dall'angolo da 3 e poi segna e fissa il punteggio sul 22-20 per Milano. Di numeri per Milano, partita dicevo perfetta in attacco di Paleari, 5 su 5 dal campo, 2 su 2 ai liberi, 12 punti totali. Poi abbiamo i 6 punti di Stjepović, i 2 di Torgano, i 2 di Demin per Lecco. Siberna 6 punti, Mascherpa 10, Daniello 3, Piunti 4. Punteggio alto, come avevamo detto, Lecco miglior attacco del girone, 80 punti di media, perfettamente in linea. Qui però Milano ne ha messi 22, si trova momentaneamente davanti dopo essere stata dietro soprattutto nella prima parte di quarto. Disattenzione difensiva sull'ultima azione da parte di Milano, poco gradita da coach Ghizzinardi, rimasto libero dietro la linea del 3 in angolo. Si iberna e non ha perdonato. Anzi, Daniello. Si riparte sul più 2 Milano, 22-20. Palla a Lecco. Dentro Ganguzza per Milano, oltre a Mara che era entrato sul finire del primo quarto. Per le palle a Balanzoni, ma l'ultimo tocco è di Milano, possesso ancora per Lecco. Daniello la rimessa, va da Mascherpa. Tiro da 3 forzato, non va, ma c'è il rimbalzo di Daniello, ancora una possibilità per Lecco. Ha già preso 4 rimbalzi offensivi a livello di squadra. Ci prova ancora Daniello, non trova il canestro, ma ancora recupera palla Lecco. Non riesce il numero in acrobazia di Daniello. Fallo di Balanzoni su Paleari. Stjepović
Non riesce a prendere palla Paleari. Palla persa da Milano. Non si è ancora mosso il punteggio in questo quarto. Ci pensa adesso Balanzoni, ma perlomeno ci prova. Non riesce. La layup con l'appoggio al tabellone. Ganguzza ancora una ricezione quasi impossibile, un'altra palla persa, la seconda consecutiva per Milano. Passato un minuto e mezzo, le squadre non hanno ancora segnato in questo quarto. Scarpa prova a dare l'accelerata, va in angolo. Brambilla da tre, segna Brambilla e porta di nuovo avanti i suoi, più uno Lecco. Stepovic, penetrazione centrale, fallo di Brambilla. Due tiri liberi per Stjepović. Segno il primo tiro libero. Quello del pareggio, 23 pari. 2 su 2 per Stjepović. Cambio Lecco. Fuori Daniello. Dentro Siberna. Balanzoni, ottimo movimento e canestro di Balanzoni. Ganguzza, spazio da tre, non va, rimbalzo Lecco, Paleari contesta, possesso sempre per la squadra ospite. Dall'angolo, non trova il canestro. Todeschini, riparte Milano. Marra, Paleari trova Marra, spazio da tre, non va, è la sua specialità il tiro da tre del giovane Paolo Marra, che ora va a commettere fallo. Marra, classe 98, ha avuto l'opportunità. Scarpa, 25-24 per Lecco. Todeschini sfrutta il blocco di Brambilla, va, resto e tiro dalla lunetta, errore per lui, riparte Milano. Ancora un assist sbagliato, un passaggio sbagliato, terza palla persa, praticamente fotocopia per Milano. Troppo alta in questa occasione per Paleari. Troppo alto il passaggio di Ganguzza. La Scherpa. Todeschini. Scarico. Stoppata di Ganguzza su Balanzoni. Cambio Lecco. Esce proprio il numero 18 Balanzoni. Rientra. Piunti. 2,6 metri per il lungo di Lecco. Scarpa contro De Bettin, non trova spazio, chiuso, raddoppiato, va da Brambilla,
forza da tre, corto, rimbalzo però è lasciato a Lecco, clamorosa disattenzione, Todeschini prova a punire, c'è ancora rimbalzo offensivo, l'ennesimo della partita, il sesto rimbalzo d'attacco per Lecco, Brambilla, fallo di Ganguzza sulla penetrazione di Brambilla. Todeschini, palo di Stepovic, bella lunetta con due tiri liberi, il numero 9 Todeschini. Cambio ancora per Lecco, prima uscita per playmaker il capitano Mascherpa, dentro Daniello. Su 2 per Todeschini, 27 Lecco, 24 Milano, 5 minuti e mezzo termine del secondo quarto. Marra va sotto la Ganguzza, ancora Ganguzza, spazio, ottimo canestro del numero 4 milanese. Palla rubata, riparte Milano. Paleari va a tirare, fuori equilibrio, che canestro del capitano di Milano, che canestro! Più uno Milano. Todeschini non va, c'è rimbalzo offensivo e il canestro di Piunti, un po' disattenta, rimbalzo Milano col taglio fuori. Più uno Lecco, 29-28, 4 minuti, palla rubata, Daniello parte col contropiede, non trova il canestro, c'è però quello di Siberna che andrà anche in lunetta col tiro libero supplementare. Time out Milano quando mancano 4 minuti esatti al termine del secondo quarto e Lecco conduce 31-28 sui padroni di casa. Pronto Siberna per il tiro libero aggiuntivo
a segno, 32 Lecco, 28 Milano. Toccano. Stiepovic, penetrazione, scarico, Toccano da 3, corto, Stiepovic prende rimbalzo, va in 1 contro 1, scarico per Ganguzza, stoppato, palla finisce ancora lui, stavolta c'è il fallo. Due tiri liberi per Ganguzza. Segna il primo tiro libero. Errore sul secondo, sono addirittura 10 i rimbalzi offensivi di Lecco, veramente tanti, la metà quelli di Milano. La scarpa, pensa al tiro, non lo prende, che assist per Siberna che però non fa canestro e va a subire il fallo. Dentro De Min, fuori Ganguzza per Milano. Corto, cortissimo il secondo tiro libero. Siberna, due errori per lui, riparte Milano, Stiepovic un po' di spazio. Palleggio prolungato di Stiepovic, scarico per Lebettin, si va sotto da Paleari. Sportellate, non trova il canestro. Riparte Lecco. Scarpa. Ora lui. Tiro da tre di Mascherpa, segno, solo rete per lui. Uno su tre da tre per lui, 5 su 5 da due. Allungo di Lecco, 35-29 per la squadra ospite, mancano 2 minuti e 14 al termine del primo tempo. Ora in attacco Milano. De Bettin da 3, non va, riparte Lecco. Mascherpa. Stoppato Balanzoni da De Min. Punti. Assist bellissimo per Siberna che segna 2 punti. Time out ancora per Ghizzinardi che spacca la lavagnetta. 37 Lecco, 29 Milano, 1 minuto e 42 al termine del secondo quarto. Un secondo quarto che Lecco sta vincendo 15-7, questo è il parziale,
netto predominio della squadra ospite in questa frazione di gioco. Secondo time out, a distanza di pochi minuti, chiesto da Ghizzinardi perché c'è qualcosa che non va nella sua squadra. Parte Milano, 1 minuto e 40 ancora da giocare. De Bettin, spazio, arresto tiro da due, solo rete per De Bettin. Meno 6 Milano. Fallo di Demin su Piunti. Andrà Lunetta con due tiri liberi. Non va il primo. Due errori per Piunti. Un minuto esatto al termine del secondo quarto. Paleari, finta, e subisce il fallo, segna e va Lunetta col tiro libero supplementare. Segno Paleari. Milano, 37 Lecco che attacca quando mancano 40 secondi il termine del quarto. Todeschini, Piunti ancora da Todeschini, spazio per il tiro da tre, a segno il numero 9, a segno Todeschini, 40 punti per Lecco. De Bettin, Stjepović mette il piede sulla linea, palla persa, time out Lecco per disegnare l'ultima azione. Paleari sta facendo una partita di altissimo livello, 17 punti per lui, 7 su 8 da 2, 3 su 3 dai tiri liberi, 4 rimbalzi. Non basta però a Milano perché è sotto di 6 punti, 40-34 contro Lecco. Dieci secondi ancora, poi si andrà a riposo lungo. Tiene per ora la media degli 80 punti a partita. Lecco, il miglior attacco del girone. Difesa alta, ultimi 10 secondi.
Scarpa, 5 secondi per le palla, De Bettin, un'opportunità per Milano, va fino in fondo, stoppato, finisce così 40-34 per Lecco il primo tempo. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo della partita valevole per la 13ª giornata del girone di andata tra Milano e Lecco. Avanti gli ospiti, 40 per Lecco, 34 Milano. Un po' di numeri, Milano, marcatori di Milano: Stiepovic 8 punti, Torgano 2, Paleari 17, De Bettin 2, De Min 2, Ganguzza 3. Lecco 6 punti di Siberna, 13 Mascherpa, 3 Daniello, 8 punti, 2 Todeschini, Balanzoni, 3 Brambilla. Da segnalare, come ho detto più volte in telecronaca, 12 rimbalzi d'attacco per Lecco a fronte dei 5 di Milano, fanno e come la differenza, sono 6 punti che vedono Lecco ecco ha dominato il secondo quarto dopo un primo quarto che era finito con 2 punti di vantaggio per Milano. Iniziato il terzo quarto, palla in mano a Milano, Paleari, scarico De Bettin, Stiepovic, Torgano, va fino in fondo, non trova niente, possesso ancora per Milano, 4 secondi per terminare l'azione, De Bettin deve affrettarsi, ci prova, segna De Bettin allo scadere dei 24 secondi. Daniello, scarico, Daniello ancora lui, da tre, corto, rimbalzo Stiepovic, parte Milano, 2 contro 2, Stiepovic, fallo di Mascherpa. Stiepovic riesce a Paleari e bloccare, Stiepovic 1 contro 1, non trova il canestro, si parte Lecco, Mascherpa tenta lo scarico, Paleari intercetta, riparte lui in palleggio, assist per Torgano, 2 punti per il numero 8 milanese su assist di Paleari, parziale di 4-0 per Milano, meno 2. Piunti, chiude il palleggio, rischia ancora la palla persa Lecco, la tocca De Bettin, possesso ancora per la squadra ospite. La scarpa, tiro cadendo all'indietro, non va, rimbalzo è ancora di Lecco. Non è buono il canestro, il piede era sulla linea, palla persa, possesso Milano. Esce Mascherpa dentro Todeschini. Torgano, forza, non trova il canestro, Paleari a rimbalzo però, va a appoggiare al tabellone, altri 2 punti per lui, il +2 Milano,
42 Milano, 40 Lecco, segna la tripla Piunti, mette davanti i suoi Paleari, non trova il canestro, riparte Lecco, 43 Lecco, 40 Milano, Piunti contro De Min, non trova il canestro, rimbalzo di Paleari che parte in palleggio, allora Torgano, a segno Torgano, ancora come prima il contropiede condotto da Paleari, l'assist per Torgano, meno 1 Milano. Daniello contro Stiepovic, c'è il fallo del numero 5 di Milano. Il fallo di Stiepovic è il suo secondo fallo. Todeschini a spazio dall'angolo, non va, c'è il rimbalzo offensivo di Piunti, ancora una volta Freri corto, riprende il rimbalzo però, ennesimo rimbalzo offensivo di Lecco, Todeschini non trova il canestro, si lotta, alla fine alla meglio Paleari, riparte Milano, De Bettin fino in fondo, trova il canestro e va in lunetta col tiro libero supplementare. Più uno Milano con la possibilità di allungare. Time out chiesto da Lecco. Bettini, lunetta. Col tiro libero supplementare. Errore di De Bettin. Riparte Lecco. Scherpa, fallo di Paleari, il lunetta, il numero 8 Mascherpa, il capitano di Lecco, per lui 13 punti finora, il primo viaggio in lunetta, errore. Zero su due per Mascherpa, riparte Milano. Paleari. Scarico per Stiepovic, c'è spazio in mezzo, si butta, va a segnare due punti.
un po' in ritardo la difesa di Lecco, chiama subito un cambio coach Meneguzzo. Risponde subito Mascherpa, punto a punto, la partita è tiratissima, più uno Milano. Demin va subito sotto da Paleari, sbaglia il passaggio, contropiede Lecco, canestro di Siberna, rimette la testa avanti Lecco, 5 minuti al termine del terzo quarto. Stiepovic, scarico Torgano da 3, non va, errore di Torgano, riparte Lecco, fallo in attacco di Piunto su De Bettin. Piunti, terzo fallo per lui, dentro Balanzoni al suo posto. Bettin, Paleari a spazio, va a segnare due punti, 48-47 per Milano. Balanzoni consegna Siberna, Todeschini, Franco bollato da De Bettin, ora cambio in difesa, Torgano quasi la recupera, Siberna, tiro in sospensione, due punti, ottimo canestro del numero 13. Stiepovic, Paleari, non c'è spazio sulla linea di fondo, va in mezzo, non c'è fallo secondo gli arbitri, riparte la squadra ospite. Demin va a chiudere su Balanzoni che sbaglia, riparte Milano. De Bettin va a subire il fallo di Todeschini. Due tiri liberi per De Bettin. Segno il primo canestro di De Bettin. Due su due per il playmaker milanese. Più uno Milano, 50-49 per la squadra di casa. 3 minuti e 5 secondi al termine del terzo quarto. Brambilla va da Siberna. Esce Mascherpa. Todeschini, tiro in allontanamento, a segno, che canestro del numero 9 Todeschini. Demin, Paleari parte in palleggio, scarico per De Bettin, spazio da 3, Federico De Bettin, più 2 Milano. Fallo di Torgano. K
cambio Milano, fuori Paleari, dentro Ganguzza. Toleschini, scarico per Brambilla, finta di tiro, arresto dal gomito, non va, rimbalzo di Stiepovic, riparte Milano, due minuti al termine del terzo quarto, più due per la squadra di casa. De Min, scarico, Ganguzza, ottimo assist di De Min, che palla! Mini allungo di Milano, più quattro, una scherpa. Brambilla consegna a Todeschini che vuole il blocco. Cinque secondi per terminare l'azione. Todeschini palleggia su un piede, riesce a recuperare, deve forzare. De Mina la meglio, riparte Milano. Dietro la schiena De Bettin che poi vuole ragionare. La voleva alta De Min, schiacciata a terra Ganguzza, non si sono capiti. Fallo di Ganguzza. Non aveva ancora raggiunto il bonus Milano. Buon fallo da questo punto di vista. Un minuto e sette al termine del terzo quarto. Balanzoni, c'è il fallo di De Min. Brellunetta con due tiri liberi, il numero 18. Jacopo Balanzoni, dentro subito Paleari. Fuori De Min. Non va il primo tiro di Balanzoni. Assegno il secondo. Stiepovic. Buon taglio backdoor di Torgano, due punti, non c'è l'aiuto in area, sul lato debole, non arriva il difensore, Torgano va a appoggiare, più 5 Milano, 30 secondi al termine del terzo quarto, Todeschini, scarico. Daniello va fino in fondo, non trova il canestro, Paleari trova la palla in mano, riparte Milano. 10 secondi, De Bettin prova da 3, non va. Paleari si tuffa, possesso alternato da Ragione a Lecco, 2 secondi per concludere l'azione. Sette 52, Milano, 2 secondi per concludere l'azione. Todeschini non va, per pochissimo, troppa libertà concessa da Milano, che rischio. Finisce il terzo quarto 57-52 per la squadra di casa. Si deciderà tutto nell'ultimo quarto. Milano ha rimesso la testa avanti.
Si inizia, inizia. L'ultimo quarto della partita tra Milano e Lecco. Squadra di casa avanti 57 a 52. Assist difficile. Errore di Mara, non viene punito da Lecco. Bettin, scarico, Stiepovic, Mara, spazio da tre, non va, si lotta a rimbalzo, alla fine va meglio Lecco. Fallo di Mara. Non riesce a trovare il tiro dalla lunga distanza, Mara, classe 98, la sua specialità. Siberna prende e tira, dentro fuori, ancora un errore per Lecco, riparte Milano. Punteggio ancora invariato in questo quarto, 57-52 per la squadra di casa. Paleari raddoppiato. Canguzza non trova il canestro. Fallo di Paleari. Toleschini intercetta Canguzza, Toleschini recupera, fallo di Mara. Rimessa per Lecco. La scherpa. Trova un canestro impossibile, ma scherpa. La scherpa viaggia a 18,3 punti di media in questo campionato, si vede. Palla persa Milano. Da tre, corto, rimbalzo Milano, 57 per la squadra di casa, 54 per Lecco. Tocco di piede. Stiepovic rischia di perdere palla a Milano, De Bettin deve forzare Stiepovic, ma il tempo è scaduto, infrazione di 24 secondi per Milano. La scherpa
spazio da tre, a segno Mascherpa, e la tripla del pareggio. 57 pari, time out Milano, 6 minuti e 59 al termine della partita. Tutto da rifare per Milano, che aveva portato il naso avanti per alcuni minuti. 57 pari, si riparte 0-0, 7 minuti al termine della partita. Bellissima partita tra Milano e Lecco. Stiepovic. Cinque secondi per Milano. Dovrà forzare De Bettin, scarico per Ganguzza, due punti trovati proprio allo scadere, più due Milano. Punti. Todeschini da tre, non va, rimbalzo Milano, anzi no, alla fine possesso rimane a Lecco perché è stata chiamata la contesa. Daniello, tiro cadendo all'indietro, 59 pari. Torgano, penetrazione centrale, fallo alla difesa, fallo fischiato a Balanzoni. Pari, clima tesissimo al Palaiseo, tantissimi tifosi presenti. Rimessa in zona offensiva per Milano.
Paleari lontano da canestro, ora si avvicina contro Todeschini, raddoppiato, Palanzoni recupera palla, Todeschini riparte, Ganguzza fallo. Terzo fallo di Ganguzza, quarto di squadra per Milano, solo uno ne ha in questo quarto. Lecco, 59 pari, possesso per la squadra ospite, Todeschini aspetta l'uscita dei suoi, sceglie Daniello. Piunti, errore, rimbalzo di Ganguzza, riparte Milano. 5 minuti al termine della partita, 59 pari. Sei secondi, De Bettin, isolamento, fallo su Stiepovic, saranno due tiri liberi per il montenegrino. Errore per Stiepovic. Assegna il secondo tiro libero, più uno Milano. ...60-59 per la squadra di casa. Mascherpa, scarico, Palanzoni fuori, Daniello da tre, assegno, solo rete, più due Lecco. Torgano rischia, possesso Milano. Quattro secondi per terminare l'azione. Soluzione veloce per Milano. Stiepovic. De Bettin deve forzare. Corto, rimbalzo di Paleari. Scarico fuori, Torgano. De Min da tre. A segno, solo rete! Risponde De Min alla tripla di Daniello, più uno Milano, 6-3, 6-2 il punteggio, esplode il Palaiseo, la scherpa, Daniello va fino in fondo, non trova il canestro, rimbalzo di Paleari, deve uscire. Fallo di Paleari, che si è tuffato sulla palla, ma nel tuffo ha commesso fallo secondo gli arbitri. Si discute al tavolo. Due tiri liberi perché Milano è in bonus. Piunti in lunetta. Punti in lunetta.
Assegna il primo tiro libero. Pari 63. Assegna anche il secondo. Più uno Lecco. 3 minuti e 20 al termine del quarto. Rischia Milano. De Min. Infrazione di campo per De Bettin. Palla persa Milano. Possibilità per Lecco di allungare un'altra azione offensiva sul più uno per la squadra ospite. Mascherpa. Sfondamento di Balanzoni. Sfondamento. Quarto fallo per il 18 Balanzoni. Sei 3 Milano, 6-4 Lecco, palla in mano alla squadra di casa. Stefovic, penetrazione, va con la mano sinistra, non trova il canestro. Riparte Lecco con Mascherpa. Chiude il palleggio. Daniello ha spazio da 3. Non va, rimbalzo De Min alla meglio dopo 2-3 tocchi. Riparte Milano. 2 minuti e 15 al termine. De Bettin, non c'è spazio in mezzo. Stjepovic va da Paleari contro Piunti. Scarico per De Min. Torgano, palla Milano. Time out chiesto da Lecco a 2 minuti e 2 secondi dal termine della partita. Stjepovic alla rimessa. Palla persa a Milano. Clamorosa palla persa da rimessa. La scarpa non va. De Min a rimbalzo. Riparte De Bettin a spazio. Torgano va a segnare 2 punti. Time out ancora per Lecco. Più uno Milano stavolta. 6-5-6-4 per la squadra di casa. Un minuto e 41 al termine della partita. La partita tiratissima.
punto a punto, contropiede di De Vettin per Torgano, ha permesso a Milano di rimettere la testa avanti sul più uno. Scarpa palla in mano, Vato Deschini, non trova il canestro, c'è il rimbalzo offensivo di Balanzoni, scarico fuori per Piunti, fallo è di Torgano, saranno due tiri liberi per Daniello. Non va al primo. Assegno il secondo. È il libero del 65 pari. 1 minuto e 20 al termine della partita. Stiepovic. Ebettin scarica per Stiepovic, che azione! Segna e vai Lunetta col tiro libero supplementare. Tutti a ringraziare Ebettin per l'assist. ...6-7, 6-5 Milano, Stiepovic in lunetta col tiro libero supplementare, un minuto poi da giocare, un minuto in questa partita, errore di Stiepovic ma c'è il fallo di Paleari, spinge e quindi due tiri liberi, tutto quello che non voleva Milano è accaduto, l'errore dalla linea del tiro libero, il fallo che di fatto non ha fatto partire il cronometro, è passato un secondo e dunque possibilità a cronometro fermo di trovare di nuovo il pareggio per Lecco. Piunti in lunetta, errore, primo è un errore. Il secondo va dentro, 6-7 Milano, 6-6 Lecco. Siamo nell'ultimo minuto di partita. De Vettin, Paleari blocca. De Mina spazio, Torgano. Tiro difficilissimo, non va. Torgano, un fallo. Incomprensibile. Perché ferma ancora il cronometro. Fa il gioco, ovviamente volontariamente, ma fa il gioco di Lecco. Ancora Piunti che segna il tiro del pareggio, 34 secondi sul cronometro, ancora un tiro per Lecco. C'è l'errore, c'è il rimbalzo di De Min. 67 pari, ultimi 30 secondi, 20 per l'azione d'attacco. Stiepovic isolamento,
contro Mascherpa, scarico De Min, finta, palleggio, arresto, tiro, non c'è, si lotta a rimbalzo, De Min si tuffa, la palla è di Milano, 5 secondi, deve tirare, supplementare. Si va ai supplementari, 67 pari. Non sono bastati 40 minuti per decretare un vincitore. Le due squadre hanno lottato fino alla morte su ogni pallone, nulla è stato lasciato all'avversario. Certo, i due falli che hanno fermato il cronometro per Lecco, consentendo di fatto alla squadra ospite di pareggiare con due viaggi in lunetta a cronometro fermo, sono due falli che non andavano fatti per Milano. Ma si sa, dalla teoria alla pratica la differenza poi è tantissima. Fatto sta che le due squadre hanno pareggiato. E che tutto è pronto per il primo tempo supplementare della partita tra l'Urania Milano e la Gimar Basket Lecco. Primo possesso. Per Milano. Cinque minuti di fuoco. È iniziato a supplementare. Ancora cinque minuti di battaglia. Qualcosa che non va sul cronometro. Un attimo, momento di impasse. Ho capito bene, forse non è partito il cronometro dei 24. Sì, il problema era col cronometro dei 24. Ok, tutto a posto ora.
19 secondi per portare a termine l'azione offensiva di Milano. Stjepović attacca sulla linea di fondo, terzo tempo rovesciato, che canestro di Stjepović! Si berna su di lui proprio Stjepović. La scherpa, esce forte Paleari, la scherpa cade, non c'è niente, Piunti consegna Mascherpa, 3 secondi, tiro da 3, a segno Mascherpa! Che giocatore, il numero 8, capitano di Lecco, più 1, squadra ospite, 70-69 per Lecco, Milano palla in mano, Stjepović, scarico dietro la schiena per Paleari, possesso ancora Milano. Rimessa Stjepović. Cinque secondi per terminare l'azione. De Bettin deve forzare da tre, da lontanissimo. De Bettin! Tripla di Federico De Bettin. Mascherpa va per un tiro veloce, non trova il canestro. Andrà in lunetta con due tiri liberi sul fallo di De Min. Più 2 Milano con la tripla di De Bettin trovata da lontanissimo allo scadere dei 24 secondi. Più 2 Milano. La scarpa in lunetta con due tiri liberi. Tre minuti e 43 al termine del primo supplementare. Non va il primo tiro libero di Mascherpa. Assegna il secondo, meno 1 Lecco, 72-71 per Milano. 3 minuti e 40 da giocare. Stjepović aggressivo in questo supplementare, va, non trova il canestro, riparte Lecco, Todeschini. Piunti contro Stjepović. Stjepović non riesce a recuperare palla. Piunti chiude il palleggio. Tiro contro la struttura. Palla Milano. ...72-71 per Milano. Palla in mano. De Min,
aspetta il movimento dei suoi, poi c'è la palla persa. Palla persa Milano, riparte Lecco sul meno uno. La scherpa, scarico, Piunti, Siberna, Siebovic recupera palla, Torgano riparte, va a subire il fallo, non trova il canestro ma andrà in lunetta con due tiri liberi. Che azione difensiva di Milano, la coppia Siebovic-Torgano. Assegno primo tiro libero di Torgano. Due su due per lui. Sempre a un possesso Lecco, 74 Milano, 71 Lecco. Due minuti e mezzo in questo momento al termine del supplementare. La scarpa si butta dentro, va fino in fondo, c'è il fallo di Paleari. La scarpa andrà in lunetta con due tiri liberi, quinto fallo di Paleari dentro Ganguzza. Assegno il primo tiro libero di Mascarpa. Due su due per il capitano di Lecco, meno uno per la squadra ospite, 7-4, 7-3 il punteggio. Stiepovic va a spalle canestro in post basso, raddoppiato, scarico Demin, tiro dal gomito lungo, c'è il rimbalzo di Lecco, riparte la squadra ospite, spinge il contropiede ma scherpa. Sbaglia Mascherpa, riparte Milano. Stanchissime le due squadre, bisogna giocare ancora per un minuto e 40, più uno Milano. De Bettin, slalom, rischia di perdere palla, scarico, Stiepovic non sa cosa fare, va fino in fondo, stoppato, scadono i 24 secondi. È ancora avanti Milano, ma ha perso palla, più uno per la squadra di casa. Ora però è Lecco ad avere palla in mano, Mascherpa, Todeschini, cerca uno spazio, spazio concesso a Balanzoni che subisce il fallo, andrà in lunetta con due tiri liberi che potrebbero regalare il sorpasso alla squadra ospite. Lunetta, Balanzoni, non va il primo,
un minuto e dieci al termine, un minuto e dieci da giocare dopo questo tiro libero di Balanzoni. Potrebbe essere quello del pareggio, invece no, è lungo, un minuto e cinque più uno Milano. E Bettina spazio, va sulla linea di fondo, scarico, Stiepovic da tre, non va, si lotta a rimbalzo, De Min con una mano, con un'altra, corrono, non ce la fa, la palla rimane a Lecco, ma Scherpa esce dal traffico, 40 secondi, palla a Milano, non c'è fallo, la Scherpa è scivolato, reclama con gli arbitri, ma non c'è fallo secondo il direttore di gara. 40 secondi, palla in mano a Milano. Stiepovic supera la metà campo. 30 secondi, 15 per terminare l'azione. Stiepovic va a subire il fallo di Daniello, Andrea Lunetta con due tiri liberi, è Stiepovic l'uomo da cui vanno i giocatori di Milano, l'uomo a cui affidare i palloni che scottano, ancora di più adesso che Paleari fuori per 5 falli. Stiepovic in Lunetta, assegna il primo tiro libero, quello del più 2. Non va al secondo, 7-5 Milano, 7-3 Lecco, 18 secondi, Lecco può andare per trovare il pareggio o per trovare la vittoria da 3, ma Scherpa sceglie una soluzione veloce, trova il pareggio, 9 secondi dal termine, time out Milano, 7-5 pari, 9 secondi per Milano per trovare il canestro della vittoria, altrimenti sarà secondo supplementare. La tensione si taglia col coltello, ma sono questi i momenti che un giocatore di basket vuole vivere e che un tifoso vuole assaporare. 9 secondi, 75 pari, torgano alla rimessa, si va da Stiepovic, isolamento, canestro, Stiepovic, time out, un secondo, 77-75 per Milano, ancora lui, Stiepovic, l'uomo degli ultimi tiri, ora un secondo e tre decimi, Lecco, per provare il tiro della disperazione. La rimessa ovviamente sarà nella metà campo offensiva dopo time out. Thank you.
probabilmente potrebbe essere Mascherpa l'uomo dell'ultimo tiro, dell'ultimo secondo. È proprio lui, tiro cadendo all'indietro, lungo, vince Milano 77 a 75. Questa bellissima sfida con Lecco.